vorrei scattare la fotografia, la prima cosa guardo la puntiformità della stella. Quindi la stella, quando più puntiforme è, meglio è, dire che l'immagine sarà più definita, i contorni saranno dettagliati dell'oggetto, non avrò mosso, non avrò l'effetto mosso. Poi vado a lavorare sul tempo di esposizione per evitare di avere il troppo bagliore del cielo, il troppo giallognolo, il troppo bluastro, dipende poi dal colore che ti può uscire quando scatti, maggiormente esce questo giallognolo o bianco addirittura, che dipende poi dai tipi di lampioni, la luce che proietta. Una volta fatto questo qui, io scatto le fotografie e poi le vado a sovrapporre con DSS. Comunque, già di suo, quando vado a sovrapporre le immagini, l'immagine non è più quella iniziale. Infatti, quando poi dopo la vado ad elaborare con un programma di astrofotografia o un programma di post-produzione o Photoshop o quello che sia, poi quando vado a modificare dei valori all'interno di questi programmi vedrò che l'immagine uscirà fuori mano a mano, nel senso si distacca, l'immagine si distacca dal fondo del cielo, quindi si va a dettagliare. Una volta che si va a dettagliare l'immagine, poi io vado a lavorare sui colori, vado a lavorare sull'intensità dell'immagine, vado a lavorare sui dettagli. Quindi se devo dargli più russo, meno russo, la calibrazione proprio dei colori, la calibrazione del bianco per non falsare troppo il fondo del cielo o il colore che la camera ha acquisito. Perché per esempio faccio un esempio, a volte se tu fai una fotografia verso il muro, anche un muro bianco, e non è calibrato, vedi che non ti esce bianco ma ti può uscire un bluastro, un azzurro, quindi perché vuol dire che non è proprio bianco reale. Quindi il bianco reale, come il nero vero, ti danno un'immagine quanto più fedele possibile. La fotografia è espressione, espressività, formati compressi cosiddetti JPEG, TIFF, targa, eccetera eccetera, sono dei formati che sono già compresse, quindi l'immagine non ha un peso come il formato grezzo, che è quello RAW. Il RAW ovviamente io lo preferisco più sulla reflex e non sulle camere CCD o CMOS, ma non perché a volte ci sono dei software che possono non elaborare correttamente il RAW, al massimo il TIFF, perché è un file compresso, un'immagine compressa ma con più dettagli rispetto alla JPEG. JPEG tende ad appiattire l'immagine, il JPEG perché è un formato così compresso che appiattisce, perché non ti riesce a dare la profondità di campo e quant'altro. Invece il TIFF o il targa sono dei formati un po' più, che hanno più informazioni all'interno e ti danno anche la profondità dell'oggetto, non ti vanno a tagliare la dimensione, non ti vanno a togliere determinate informazioni, cosa che con il JPEG invece le perdi totalmente. Le immagini belle si fanno tutte in post produzione, perché è la post produzione che poi ti fa lavorare i miracoli. È come quando tu fai una casa, la pitti in bianco, è una maniera, ci metti i colori, dici wow quanto è bello, quello è. Anche l'occhio vuole la sua parte. La luce che parte dal sole e arriva sulla terra impiega 8 minuti massimo, ok? Quindi cosa succede? Quando tu vedi un oggetto alla luce del sole, lo vedi di 8 minuti fa. Capisci? Perché è la luce che arriva 8 minuti, 7 minuti e tu vedi, quindi il tuo occhio vede quella luce. Quindi là tu stai vedendo un qualcosa, quindi quando vedi l'ombra che cambia, il sole che gira, i colori del cielo che cambiano, quelle sono cose che stanno succedendo 7 minuti fa, non in tempo reale. Quindi quelle luci che è arrivata così, mo Andromeda, mo realmente, lo sappiamo com'è. Questo pure che è diventata colore, è diventata verde, faccio un esempio.
altro campo dell'astronomia è la spettroscopia, dove loro vanno ad analizzare la luce. Quindi si analizza la luce e quindi riescono a vedere la composizione chimica, riescono a vedere i dettagli, eccetera, eccetera, eccetera. È molto particolare come scienza. Ecco, diciamo, ecco, ci sta chi utilizza l'astronomia per passione, per divertirsi, e chi gli piace fare un lavoro più scientifico, perché poi